Buon pomeriggio a tutti i nostri amici dell'Università della Terza Età di Pordenone che sono in collegamento con noi e con il dottor Dell'Anna che ringraziamo per la sua partecipazione anche a queste lezioni online. Lui è un affezionato docente della nostra Università della Terza Età, da diversi anni ci sta proponendo una singolare storia della chimica attraverso gli scopritori, gli scienziati che si sono dedicati a questa scienza. Dottor Dell'Anna è un chimico e quindi ci parla della sua materia, però in maniera molto divulgativa e molto interessante, e molto curiosa anche. Gli cedo la parola e buona lezione a tutti. A lei, Grazie, prego. grazie dell'introduzione. Buongiorno a tutti. Sono sparito dal riquadro, non importa. Posso andare? Provi a collegarsi con la fotocamera. No, Ecco, sì. ricarichi la pagina. Eccolo là. Ecco. Oh, si era scaricata evidentemente. Ok. Posso andare? Domanda? Prego. Prego, prego. Sì, grazie. Buongiorno, ringrazio per l'introduzione. Due parole su di me, per quelli che non mi conoscono, come dicevo, Martina, sono un chimico che ha una passione per la chimica, in particolare per le storie della chimica, non tanto per la storia della chimica. A me interessano i fatti chimici, ma interessano anche le vite delle persone. Quindi cerco di mettere insieme queste due cose. Oggi ci dedichiamo a un grande genio, no? Che è Leonardo da Vinci. Diciamo che può venire in mente tutto di Leonardo da Vinci, non che sia un chimico, magari, no? Tant'è vero che nella presentazione nel librettino, no? Nel libretto dell'Ute, scrivo accanto al Leonardo chimico, conosciamo un Leonardo geologo, anatomista, costruttore di macchine e artigliere, urbanista e botanico, biologo e precursore del volo, potremmo aggiungere anche musicista, profumiere, eccetera. La domanda che pongo è: poteva mancare un Leonardo dedito alle arti chimiche? Sicuramente no. Ecco, si è occupato di tutto quello di cui si poteva occupare e si è occupato anche di chimica. Ma andiamo per stadi. Di questa sua caratteristica già Giorgio Vasari, famoso pittore, nonché famoso per aver scritto un libro sulle vite dei grandi pittori italiani, evidenzia, ci sono due frasette che fanno capire che Leonardo è qualcosa di diverso rispetto agli altri colleghi pittori. E dice: tentò modi stranissimi nel cercare oli per dipingere e vernice per mantenere l'opere fatte. Poi, più avanti, stillare oli e erbe per far vernice. Con il termine stillare all'epoca si intendeva sia distillare sia purificare. Leonardo distillava e purificava, faceva entrambe le cose. Il fatto che il Vasari sottolinei questo aspetto evidentemente era un tratto distintivo di Leonardo. Oltre quella che era la normale competenza di un pittore, competenza chimica, parlo di un pittore dell'epoca. Facciamoci aiutare da questa illustrazione che di Giovanni Stradano, che raffigura quella che poteva essere una bottega dell'epoca. Ricordo che Leonardo era stato a bottega da Andrea del Verrocchio e i suoi compagni di scuola, diciamo così, erano Botticelli, Perugino, Lorenzo di Credi, il ghirlandaio. In una bottega di un pittore rinascimentale c'era, e lo vedete nell'immagine sulla destra in alto, c'era chi macinava
i colori, frantumava con il mortaio i colori, e c'era chi, e lo vedete al centro in basso, preparava i pigmenti, preparava le tavolozze. Quindi una competenza chimica era assolutamente indispensabile per il pittore rinascimentale, e anche prima, per la verità, non solo il Rinascimento, come ci dice Cennino Cennini, pittore nato nel 1370 e morto nel 1440, nel suo Libro dell'Arte, un libro che, se lo cercate, lo trovate ancora in edicola, quindi veramente un evergreen. Ho riportato uno di tanti paragrafi del testo. Il titolo è il modo di colorire in muro in secco e sulle tempere. Non perché vi voglio insegnare come si faccia, cosa che non so, ma tanto per capire quanti materiali venivano utilizzati. E se scorrete l'elenco, trovate orpimento, cinabro, azzurro della Magna, minio, biacca, verderame, lacca, e poi più avanti giallolino, bianco San Giovanni, nero, ocria, cinabrese, sinopia, verde terra, amatisto. Cioè un disastro di materiali di natura naturale, ma di natura comunque chimica, che erano indispensabili al pittore rinascimentale. Quindi queste conoscenze sicuramente Leonardo le aveva, perché erano la base del mestiere, ma a queste, vedremo, ha aggiunto molto, molto, molto altro. Leonardo, lo sappiamo, muore in Francia nel 1519. Qualche mese prima di morire, sente che qualcosa non va nella sua salute, chiama il notaio e redige il testamento. Nel testamento c'è questa parte che ho riportato, la leggiamo: dona et concede a Messer Francesco da Melzo, gentiluomo da Milano, per remunerazione de servitù ad epso grati a lui fatti per il passato, tutti et ciascheduno li libri ed altri instrumenti e portracti circa l'arte sua et industria dei pittori. Quindi lascia a questo Francesco da Melzo, o Francesco Melzi, tutto quello che riguarda l'arte pittorica, ma anche tutto quello che lui ha scritto come appunti, e anche tutti i suoi libri. Chi è questo signore che ha avuto un dono così prezioso da un genio come Leonardo? Intanto diciamo che è un bravo pittore, tant'è vero che il ritratto che vedete nella diapositiva è di Leonardo, è proprio di Francesco Melzi. Cambiamo pagina. Francesco Melzi nasce nel 1491 a Milano, è di famiglia nobile, è una famiglia che tuttora esiste, anche se il cognome è mutato in Melzi Veril. E il padre è comandante della guarnigione di Milano, compie studi completi e studi classici, quindi scrive in maniera corrente in latino, e incontra Leonardo nel corso di una visita che Leonardo fa al padre di Melzi, quando ha 15 anni. E Leonardo propone al padre, prima che al ragazzo, di far diventare proprio segretario, quindi non un allievo di bottega, diciamo, ma segretario, il Melzi. E il ragazzo accetta, il padre accetta a malincuore, perché vedeva per il figlio una carriera diversa da quella del pittore, magari di diplomatico o comunque di funzionario di corte, e dal 1506 alla morte di Leonardo, quindi per 13 anni,
Melzi sarà il segretario di Leonardo, oltre che anche allievo pittore. Melzi ritorna dopo la morte di Leonardo a Vaprio d'Adda, porta con sé tutto il grande materiale avuto in eredità e lo tiene come una reliquia. Questo ce lo dice il Vasari. Accare e tiene per reliquie tal carte insieme con il ritratto della felice memoria di Leonardo. Il Melzi vorrebbe mettere ordine fra queste carte, ma nei 50 anni di vita, molti che gli rimangono dopo la morte di Leonardo, riuscirà soltanto a mettere in ordine il trattato della pittura, ma non riuscirà poi a pubblicarlo. Ma le carte sono lì, occupano una parte della biblioteca di Melzi. Quando Melzi muore, queste carte verranno portate in soffitta dagli eredi e poi un po' alla volta se ne andranno in giro per il mondo. Questa pagina del codice triulziano riporta un elenco redatto da Leonardo dei libri di sua proprietà, cioè libri di altri, ma che facevano parte della biblioteca di Leonardo. Tutto questo è andato disperso, purtroppo. Gli esperti stimano che gli appunti, tipo quello che vedete in questa diapositiva, che viene, è una pagina del codice Hammer, ora di proprietà di Bill Gates, gli esperti stimano che le pagine scritte di Leonardo fossero 100.000 circa. Oggi ne abbiamo 16.000, quindi immaginate tutto quello che è andato perduto. Le carte di Leonardo spesso sono dei taccuini, come questi presenti al Victoria Albert Museum di Londra, e sono proprio appunti agili, no? dove Leonardo mette un po' di tutto, quello che in quel momento lì ritiene più importante, proprio li usa come promemoria. No, questo è uno dei taccuini del Victoria Albert Museum aperto. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. No, si è bloccato. Ah, eccola. E, altra pagina del codice Hammer. Un foglio del codice Atlantico che si trova nella biblioteca ambrosiana, disegni anatomici, questi per sua fortuna li ha la regina d'Inghilterra, appartengono alla Royal Collection, ma nelle pagine di Leonardo si può trovare un po' di tutto, nel senso c'è un'opera di architettura accanto, come vedremo fra qualche diapositiva, accanto ad un alambicco, o capita, come in questa pagina, la segnalazione è di uno dei grandi studiosi di Leonardo, che è Carlo Pedretti, il maestro, preso in una dimostrazione piuttosto complessa di geometria, stava cercando di far entrare all'interno di un triangolo un rettangolo, quindi un'iscrizione di un rettangolo all'interno di un triangolo con tutta una serie di calcoli. Poi a un certo punto, evidentemente chiamato da qualcuno perché la cena era pronta, sospende e scrive eccetera, perché la minestra si fredda. Ecco, leggere le pagine di Leonardo non è indubbiamente facile, tanto perché scriveva, no, con la scrittura, con la sua famosa scrittura speculare, poi perché le cose sono molto frammentate e, figuratevi, parlare di chimica, no, è ancora più difficile. Quindi del Leonardo chimico non si trova traccia prima del 1700. Quindi
Ah, scusate, volevo fare un altro di introduzione prima. Leonardo si definisce discepolo dell'esperienza. Per quale motivo? Perché non ha fatto studi formali, no? Sappiamo che era figlio illegittimo, per cui viene istruito dal nonno e da uno zio e la sua istruzione formale è quella che riceve all'interno della bottega di Andrea del Verrocchio. Quindi si definisce discepolo dell'esperienza per questo motivo, ma anche perché per Leonardo l'esperienza è fondamentale. Bisogna sperimentare, provare, no? E se non si fa questo, non si fa scienza, in sostanza, il messaggio di Leonardo. Nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza se essa non passa per le matematiche e dimostrazioni e se tu dirai che le scienze che principiano e finiscono nella mente abbiano verità, questo non si concede, ma si nega per molte ragioni. E prima che in tali discorsi mentali non accade esperienza, senza la quale nulla dà di sé certezza. Quindi va bene tutti i ragionamenti, però insomma poi bisogna trovare la prova concreta. Un po' anticipa il metodo scientifico di Galileo, se vogliamo. Leonardo, se anche si definisce l'uomo dell'esperienza, non ha studi formali, ma frequenta amici che sono degli scienziati. Il ragionamento che fa sull'uomo vittoriano nasce dal suo incontro con il grande matematico Luca Pacioli. Quindi, insomma, non sarà andato all'università, ma le frequenze che ha avuto erano assolutamente di prim'ordine. Ecco, un termine che si trova spesso nelle carte di Leonardo è il termine giovamento. Leonardo fa le cose per trovare un giovamento, non economico. Diciamo, quel termine lì oggi noi potremmo tradurlo con innovazione. Noi oggi spesso utilizziamo quel termine per indicare qualcosa che porta a un miglioramento, no? Giovamento per Leonardo, traduciamolo in innovazione per noi. Questa è la sua stella polare. Ok, arriviamo a questo signore qua, Giovanni Battista Venturi, ha il merito di essere il primo a scrivere e a parlare di Leonardo come chimico. Questo signore è un nato a Bibbiano e morto a Reggio Emilia, quindi è di area emiliana, è un prete, è un fisico, cosa molto importante perché per capire le carte di Leonardo, insomma, ci vuole una competenza anche scientifica, ed è anche ambasciatore, e si trova a Parigi per conto del Ducato di Modena e Reggio. Si trova a Parigi giusto quando arrivano delle carte di Leonardo trafugate dall'Italia, tant'è vero, il testo che trovate a fianco, scritto dal Venturi, scritto in francese, no? Riporta quel apportes, scusate il mio francese, dell'Italie, cioè carte di Leonardo arrivate dall'Italia, e si sofferma sugli aspetti fisico e matematici, no? Dell'opera del maestro. Trova però anche delle cose di chimica, due ricettine, e le riporta. Andiamo a vedere la traduzione. Una riguarda un cosiddetto fuoco greco o fuoco di Callimaco. È un fuoco, indubbiamente, non serve per scaldare, serve come strumento di offesa. E questa è la descrizione che fa Leonardo. Dice: è una palla preparata nel modo seguente. In un recipiente aggiungi carbone di salice, salnitro, acquavite, resina, zolfo, pece, canfora. Mescola la miscela esponendola al calore, poco, perché
questa roba esplode, immergi un cordone di lana nella miscela, forma un gomitolo con il cordone impregnato, guarnisci il gomitolo con aculei, getta questi gomitoli infiammati sulle navi nemiche. Cioè, è un'arma, no, indubbiamente micidiale. Se poi, no, pensiamo alle... andiamo avanti un secondo. Adesso si è piantato, scusatemi che ritorno indietro. Pensiamo alle catapulte disegnate da Leonardo, quella palla lì incendiata con la catapulta indubbiamente era un'arma micidiale, molto di più di quello che era in origine il fuoco greco. Qui vediamo un'illustrazione del XII secolo, dove il fuoco veniva spruzzato, lasciatemi passare questo termine, sulla nave nemica, e forse era più in pericolo la nave che tirava, diciamo, il fuoco rispetto a quella che lo riceveva. Quindi indubbiamente giovamento, anche se in questo caso forse sarebbe stato meglio che non ci fosse stato giovamento. Un'altra ricetta trovata dal Venturi riguarda un olio di noce. No, il titolo è Olio di noce per dipingere. Scegli le noci più belle, togli il guscio, immergi il gariglio in un vaso di vetro con acqua pulita fino a quando la pellicola si stacca. Quindi rimetti i garigli in acqua pulita, cambia l'acqua 6-8 volte fino a quando le noci saranno dissolte. Si forma un latte, metti il latte su un piatto ed esponilo all'aria. L'olio nuoterà sulla superficie. Per rimuovere l'olio in modo pulito, usa una treccia di cotone, immergi un'estremità della treccia nell'olio, fai uscire l'altra estremità dal piatto e falla scendere nel collo di una fiaschetta di vetro posta a 2 pollici sotto il piatto. A poco tutto l'olio filtrerà lungo la treccia di cotone, tutte le impurezze rimarranno nel piatto. Modo elegantissimo per preparare un olio di noce, che poi usava sicuramente per fare poi le sue preparazioni pittoriche, molto pulito. Veramente questo trucco del filo, no? Che scende e fa da filtro, no? Delle impurezze, è veramente geniale. Dopo Venturi arriva un altro fisico, Gilberto Govi. Gilberto Govi studia in particolare il codice atlantico e si focalizza sia sul Leonardo scienziato ma anche sul Leonardo letterato. A noi interessa il Leonardo chimico e quindi vediamo cosa dice Govi del Leonardo chimico. Egli stillò profumi, purgò oli, compose colori e vernici, preparò acque forti per incidere metalli, fece misture per fuochi artificiati e fumi velenosi da gettarsi in guerra contro il nemico. Dal codice atlantico e da altri suoi manoscritti si potrebbero raccogliere moltissime ricette di tal fatta, alcune forse ancora di qualche utilità. Siamo nel 1800. Migliorò pure i fornelli e i lambicchi, di cui circondò il capello a condensatore con un bagno d'acqua continuamente rinnovata, facilitando in tal modo il ritorno dei vapori sollevati allo stato di liquidità. Ma le osservazioni fisico-chimiche più singolari di Leonardo sono quelle che concernono la fiamma e che si potrebbero riguardare siccome i primi indizi di quella teoria, che poi ebbe il suo compimento dal Lavoisier sul finire del XVIII secolo. Quindi molto promettente questo discorso di Govi. Noi utilizzeremo questo testo come traccia per parlare delle varie opere chimiche di Leonardo. Prima però abbiamo ancora altri due personaggi studiosi di Leonardo. Uno è Giovanni Battista De Toni, nato a Venezia, laureato all'Università di Padova, prima in medicina, poi in chimica e poi sceglie di fare il botanico.
andrà in cattedra all'Università di Modena e sarà anche direttore dell'Orto Botanico dell'Università. Pubblica questo libro su Leonardo e la botanica e riporta, no, in un capitoletto botanica applicata alcune ricette. Ultimo personaggio, direi più importante per lo studio di Leonardo chimico, è questo signore con la giacca a quadri che vedete sulla destra, il cui nome è Ladislao Reti. Ladislao Reti è un personaggio straordinario, non so come si possa definire altrimenti. Nato a Fiume, si è laureato in ingegneria chimica all'Università di Vienna, e è andato a Bologna per fare il dottorato in chimica, poi si è trasferito in Argentina dove ha fondato un'azienda chimica dal nome Atanor, da lì ha aperto anche un'altra azienda in Brasile, ma la sua grande passione era la storia della scienza, la storia dell'evoluzione della scienza, in particolare della chimica, e in particolare ancora di più di Leonardo. In questa immagine vedete anche quel signore in piedi, chinato, più giovane, e Carlo Pedretti, appunto uno dei grandi studiosi di Leonardo. Reti, come studioso di Leonardo, può attribuirsi il successo di aver ritrovato, dopo un secolo e mezzo circa, i codici di Madrid. Si erano persi in una biblioteca di Madrid e si consideravano veramente persi per sempre. Reti è convinto che invece ci siano, li cerca, mobilita altri colleghi nella ricerca e alla fine, no, negli anni 60, vengono ritrovati e c'è parecchio materiale che viene aggiunto a quella che è la conoscenza di Leonardo. Reti intrattiene corrispondenza, questa è una lettera indirizzata a Giulio Natta, quindi insomma grande della chimica italiano, premio Nobel per la chimica, e mantiene una corrispondenza anche con la Montedison, una collaborazione. All'età della pensione chiude con il chimico, con il mestiere di chimico, e diventa professore all'Università di Los Angeles di storia della scienza. Quindi veramente un personaggio straordinario. Reti pubblica due articoli molto corposi su Leonardo e la chimica, il cui titolo è Le arti chimiche di Leonardo da Vinci, che è quello che poi ho preso io. E la più completa rassegna del Leonardo chimico che sia mai stata scritta. Anche nella letteratura internazionale, tuttora, se cercate Leonardo chimico, vi escono questi due articoli, che per mia fortuna sono riuscito anche a trovare da un rigattiere di Piacenza. Questa è una pagina di uno dei due articoli che riporta l'elenco di sostanze citate nelle opere di Leonardo. Come vedete, insomma, sono veramente, veramente tante. Riprendiamo il filo del discorso utilizzando quella frase famosa, no? quel paragrafo del professor Govi. Migliorò pure i fornelli e i lambicchi. Questo signore qua evidentemente sta facendo la gratta, ma non lo sa, ma sta utilizzando una tecnologia che non è aggiornata quanto quella che usava Leonardo. Sembra impossibile, ma è così. Adesso andremo
vedere. Il primo a scrivere di distillazione è Zosimo di Panopoli, 350 d.C. Siamo nell'area greco-alessandrina. Questo è in alto sulla sinistra, vedete l'alambicco nell'immagine. Da lì la competenza, l'expertise, diciamo così, si sposta nell'area medio orientale, tant'è vero che il termine alambicco deriva dall'arabo e anche il termine alcol deriva dall'arabo. Un po' di termini, no? La parte di un alambicco dove viene messa la sostanza da distillare, dove viene messa la vinaccia, se parliamo di grappa, veniva chiamata all'epoca di Leonardo cucurbita. La parte dove sopra, dove si condensa l'alcol, è, nel caso della distillazione della vinaccia ovviamente, veniva chiamata cappello. La parte dove i vapori venivano condensati era il becco, e poi la parte dove si raccoglieva il distillato veniva chiamato matraccio. Questi termini perché li ritroviamo in alcuni documenti che riporto di seguito. Vediamo, eccola, infatti due salti, scusate, torno indietro. Vediamo cosa c'era prima di Leonardo. Taddeo Alderotti, detto anche Taddeo Fiorentino, scrive un trattatello, no, in cui parla della virtù dell'acquavite e parla anche degli strumenti per distillazione. Dice che bisogna utilizzare un condensatore a serpentino, però consiglia il piombo, cosa un po' insomma discutibile, che bisogna refrigerare in bagno d'acqua e che bisogna fare delle distillazioni ripetute se vogliamo ottenere un distillato di buona qualità. Michele Savonarola, un secolo dopo circa. Questo è un medico di Ferrara, zio del Girolamo Savonarola di Firenze. Scrive un libellus, lo chiama lui, sull'acqua ardente, sempre sulla grappa, che troverà edizione a stampa nel 1484. È verosimile che Leonardo possa averlo visto, letto, toccato questo manoscritto. Il Savonarola dice: utilizzate un apparecchio di vetro dal grande cappello, come quello illustrato qua a fianco, e per condensare i vapori, no? Per facilitare la condensazione dei vapori, vedo che ogni tanto sparisce l'immagine, vabbè, consiglia di applicare delle pezzuole in bevuta d'acqua fredda. Inoltre, giustamente, vitupera l'acqua vite fatta con strumenti di piombo, no? Perché l'acqua vite riceve cattive qualità, essendo che il fumo del piombo offende il cervello, così dice il Savonarola. È indubbiamente preferibile, con reverenzia e pace degli antichi, l'uso di bocce e cappelli di vetro. Forse Leonardo legge questa cosa, come dicevamo, tanto che in un foglio del Codice Atlantico ci sono due schizzi di alambicchi. Andiamo a zoomare su quello più in basso. Qui c'è una cosa veramente geniale, no? In rosso leggete qui stare acqua che continuo si muti. Quella cosa lì è scritta nella diagonale del disegno, no? Cioè, in sostanza, lui dice: per raffreddare
i vapori del distillato, attorno al cappello mettiamo acqua che continuamente deve cambiare per mantenere il raffreddamento. Questa è la realizzazione che fa la Dislao Reti assieme al laboratorio della Montecatini. Lo trovate al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. L'altra figura di alambicco, eccola qua, simile la si ritrova anche in un altro foglio del Codice Atlantico. Questo fornello, scrive Leonardo, deve avere continuamente un'acqua la quale si muta, a ciò che il cappello dell'imbicco stia sempre freddo, il quale sta sotto detta acqua. E questa è la via per fare ogni distillazione chiara e bella. Quindi se vuoi fare un bel distillato, metti un cappello con l'acqua rinnovata continuamente. Quindi raffredda bene i tuoi vapori. Eccolo qua, il prodotto del laboratorio Monteviso. Altro alambicco, in un altro foglio, il testo dice: modo di fare una stillazione chiara, fa che l'acqua corra circondando tutto il limbicco. Fondamentale il ricambio dell'acqua. Eccolo qua, il nostro alambicco. E guardate che all'epoca, questo è un trattato francese che ha 40 anni, che viene 40 anni dopo la morte di Leonardo, insomma, le cose erano abbastanza più grezze, no, rispetto alle proposte del Leonardo. E dobbiamo aspettare l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, quindi siamo seconda metà del Settecento, per vedere qualcosa che assomiglia a quanto proposto da Leonardo. Ma in particolare dobbiamo arrivare a metà dell'Ottocento con un alambicco che è questo proposto da Liebig, dove chiaramente si vede che l'acqua entra dal basso e esce dall'alto, come aveva detto Leonardo, una distillazione che si chiama in chimica controcorrente, cioè l'acqua fredda arriva dove il vapore è già abbastanza raffreddato per migliorare l'efficienza della condensazione, quella che si è riscaldata va con il vapore che è più caldo. Quindi diciamo 300 anni di differenza, mettiamola così. Leonardo non si occupa soltanto degli alambicchi, si occupa anche dei forni per gli alambicchi, dei bruciatori. No? Eccolo qua, un disegnino. Anche qua andiamo a fare una zoomata, no? Ma meglio ce n'è altro che assomiglia a quello di prima. Andiamo avanti. Ecco, vedete un altro bruciatore. Come dicevo prima, le pagine sono molto particolari perché c'è da un lato, sulla pagina di destra, il progetto di una chiesa, a sinistra c'è un forno per alambicco. E questo ha un testo a fianco e dice: questo fornello può avere la sua torre lunga quanto a te piace, purché ella sia piena di legno o carboni, a ciò non abbi sempre a stare lì. Eccezionale, no? Dice, perché devi stare lì mentre stai distillando, no? Provvedi quello che ti serve in termini di combustibile e poi puoi anche andartene. Quindi il giovamento sempre, no, di Leonardo. Ecco le realizzazioni del Museo di Milano. Quest'altro fornello, presente in una pagina del Codice Atlantico, ha la descrizione fornello da stillare acque forti. Quindi non era per la grappa, era per le acque forti. Eccolo qua,
la realizzazione sempre del museo. Il Govi ci dice, no, nella sua sintesi, preparò acque forti per incidere metalli. Come? Allora, nella diapositiva in blu trovate la scritta tratta dal codice Forster di Leonardo. Titolo: acquaforte. Procedura: parte di vetriolo romano, parte di salnitro e di stilla. Nel riquadro sotto, la interpretazione del chimico. L'acquaforte che cos'è? È acido nitrico. Il vetriolo romano sono un mix di solfati, solfato di ferro e solfato di rame. Il salnitro è nitrato di potassio. Mescola questi due qua, scalda e distilla, ottieni l'acqua forte. Quindi Leonardo si preparava l'acido nitrico. Compose colori e vernici. Vediamo. Se torrai una parte di vetriolo e una di salnitro e distilla l'imbicco, questa è la descrizione, noi sappiamo che questa roba qua ti porta alla formazione di acido. E mettici dentro la lintura del ferro a poco e poi distilla, e la risedenza fia bel crocum ferri. Cioè, in questo caso dice, ti sei preparato l'acqua forte, mettici della limatura di ferro, distilla, quello che esce non ti serve, quello che rimane è un bel ossido di ferro, un colore di ferro, e in realtà è un ocra rossa. Cosa fa attraverso questa procedura Leonardo? Si prepara un pigmento puro, invece di andare a prendere ocra minerale, no? Che ha sempre una percentuale di altre sostanze che rendono il colore meno intrigante, diciamo, si prepara l'ocra rossa. No? Straordinaria anche questa cosa. Ricetta per fare indaco. Non se lo comprava l'indaco, se lo faceva. Pigmento costoso e difficile da trovare all'epoca. Togli i fiori di guado e amido per ugual parte e impasta insieme con urina e aceto. Non stupitevi, urina e aceto erano normali reagenti chimici all'epoca. E fanne un migliaccio e secalo al sole. E se pendessi in bianco, quindi non è del bel blu che vuoi, metti più fiori di guado, rimpastando in modo sia scuro a tuo modo di colore. Cioè lo fai diventare scuro quanto vuoi, regolando, no, i fiori di guado con l'amido. Per vetro giallo, una oncia di tuzia, la tuzia è un minerale di zinco, 3/4 di curcuma, 1/4 di borace e polverizza insieme. Poi 3/4 di farina di fave, 3 fichi secchi grossi, 1/4 di uva passerina e un po' di mele, scrive lui, ma intendendo miele, e mesci e fa pastello. Questo è un giallo. Il Govi ci dice facilitando il ritorno dei vapori allo stato di liquidità. No? Quindi i lambicchi di Leonardo erano estremamente efficienti. Cosa si sarà inventato il nostro amico? Stilla aceto e la stillatura sua fa passare per la sua feccia nuovamente bruciata e calcinata o falla passare per il tartaro calcinato. E poi ristilla e ricalcina il tartaro e fia acqua risolutiva. Dice, questa è una ricettina per ottenere una cosa che lui chiama acqua risolutiva. Cosa sarà quest'acqua risolutiva? Allora, vediamo un po' l'interpretazione chimica. Stillare l'aceto, cioè distillare l'aceto. Ottieni una,
l'aceto è una soluzione di acido acetico molto diluita, ottieni dell'acido acetico più concentrato. Calcinare e bruciare la feccia dell'aceto oppure calcinare tartaro, ottieni una miscela di carbonati di calcio e di potassio. Passare l'aceto stillato sul tartaro calcinato, si ottiene una miscela di acetato di potassio e di calcio. Ristillare e ricalcinare gli acetati di potassio e di calcio riscaldati ad alta temperatura in recipiente chiuso reagiscono formando acetone, l'acqua risolutiva. Quindi il nostro amico ha sintetizzato l'acetone. Allora, tenete conto che nella chimica cosiddetta ufficiale, il primo testo in cui si parla di acetone è di un chimico farmacista francese che era Jean Béghin, nato nel 1550 e morto nel 1620. Come l'aveva ottenuto? Distillando acetato di piombo, cioè una procedura simile, solo che qua gli acetati erano di calcio e di potassio. Béghin l'aveva chiamato il suo acetone, no? Non era ancora stato coniato quel termine, spirito di urano, perché l'acetato di piombo era chiamato sale d'urano. È arrivato prima Leonardo, ma ci siamo accorti di questo molti anni dopo rispetto a Béghin. Stillò profumi. Trovate nella diapositiva quattro belle signore. In alto a sinistra c'è Caterina Sforza, a fianco Lucrezia Borgia, sotto a sinistra Isabella d'Este e poi a destra Caterina de' Medici. Queste signore, diciamo, frequentatrici delle corti europee, erano delle vere e proprie influencer, nel senso persone raffinate, e curavano il modo di vestire, curavano i capelli, curavano la pelle, curavano anche il profumo e portano nelle varie corti europee questa tradizione, diciamo, profumiera italiana. In particolare Caterina de' Medici, poi quando diventerà regina di Francia, porterà con sé il suo profumiere di fiducia, tale Renato Bianco, che poi i francesi battezzeranno René Le Florentin. E Leonardo, che frequentava le stesse corti, non poteva non occuparsi di profumi. Possiamo dire che è uno dei primi. Se pensiamo che il primo testo, che è un manuale su come si fanno i profumi, viene pubblicato a Venezia nel 1555 ed è il primo pubblicato sicuramente in Occidente. Sono 36 anni dopo la morte di Leonardo. Ricordo, dice Leonardo, come l'acquavite raccoglie in sé tutti i colori e odori dei fiori. E se vuoi fare azzurro, mettevi fiorarisi, cioè fiordalisi. E per il rosso, rosolacci, cioè i papaveri. Questa foto qua è un omaggio a Castelluccio di Norcia, che soffre dopo il terremoto in maniera incredibile. Togli acqua arzente e metti di qualunque odore tu vuoi, ella lo riserva e tienilo in sé. Quindi acqua arzente, sempre acqua viva. Togli quella superficie gialla che hanno i pomi aranci e quelli distilla all'imbico, che sarà detta stillazione perfetta. Quindi si prepara un profumo, un'essenza
distillando pomi aranci, sono le arance. Questa è eccezionale come ricetta, fatemi bere un goccio d'acqua però. Scusate. Le mandorle senza buccia, mettile fra fiori di melarancio o gelsomino o rovistrice o altro fiore odorifero, mutandolo ogni dì una volta, mutando ogni dì una volta con i vari fiori, a ciò le mandorle non pigliassino odore di muffa. Cioè, cosa dice? Prendi le mandorle, le sbucci, le metti assieme a fiori profumati, cambi spesso i petali dei fiori, alla fine quelle mandorle lì avranno assorbito il profumo dei fiori. Quindi troverai con delle mandorle che saranno delle essenze. Poi cosa far di queste mandorle non lo abbiamo trovato scritto, ma è probabile che o una distillazione o un'ulteriore estrazione, ma otteneva i profumi che voleva. Questa non è altro che un anticipo di una tecnica profumiera che si chiama enfourage, che consiste nel prendere del grasso, spesso grasso animale, e di metterlo a contatto con dei fiori, cambiando spesso i petali. Poi le essenze profumate vengono trasferite dai fiori, per similitudine chimica, diciamo, dai fiori al grasso. Sandro Botticelli, anche Sandro Botticelli era un influencer, proponeva donne con i capelli chiari, insomma, in zone dove sicuramente abbondavano di più i colori più scuri, pelli chiare. Altro Lorenzo Di Credi, allievo sempre assieme al Botticelli del Verrocchio, no, questa dama con capelli sono abbastanza strani, ecco, se vogliamo, e non usuali, ecco, per le nostre aree. Cosa dice Leonardo, visto la passione delle signore di corte per schiarire i capelli e schiarire anche il viso? Si dice, prendi tartaro, polvere di zucchero e miele, tanto dell'uno quanto dell'altro, distilla l'imbicco, la prima frazione caccia la lentigine, la seconda è per i capelli di neri in gialli, e bagna la fiorentina, poiché hai lavato il capo e asciutto, e bagna e asciuga. Quindi una ricetta per sbiancare pelle e capelli. In un foglio che è conservato in Inghilterra, a Windsor, c'è una riga, però è rimasta soltanto quella riga, a fare i capelli di Tanè. Schiarirli sempre. Però ci aiuta un testo che è ricomparso nel 1800, che riporta una serie di ricette che si dice fossero di Caterina Sforza, signora di Forlì, e in questo testo la riga prima è identica a fare capelli di Tanè. Tolli noce e fa bollire in lasciva, e con essa lasciva bagna il pettine, e poi pettina e asciuga al sole. Forse Leonardo avrebbe continuato così se fosse stata trovata l'altra riga, anche perché Caterina Sforza era degli Sforza di Milano e aveva vissuto a corte in un periodo in cui anche Leonardo frequentava la corte di Milano. Osservazioni che concernono la fiamma, stiamo andando verso la fine. Dove si genera fiamma, quivi si genera vento circostante a quella, il corso del quale è al nutrimento e aumento di essa fiamma. Se c'è una fiamma, c'è movimento d'aria che va verso la fiamma, no? In modo da alimentarla. E il moto di quel vento sarà tanto più impetuoso quanto egli ha a nutrire
maggiore quantità di fiamma, cioè tanta più fiamma, tanto più vento. Il fuoco, elemento, al continuo consuma l'aria, ma in parte lo nutrica e resterebbe in contatto col vacuo, se la succedente aria non soccorresse a riempirlo. Cioè il fuoco consuma l'aria, se non arrivasse altra aria, il fuoco resterebbe a contatto con il vuoto. Dove l'aria non è proporzionata a ricevere la fiamma, nessuna fiamma vi può vivere, né nessuno animale terrestre o aereo. Più avanti conferma questa cosa qua e dice: dove non vive la fiamma, non vive animal che aliti. Guardate che questa è una intuizione, un'osservazione, non una intuizione straordinaria, perché Leonardo lega la fiamma alla respirazione. Guardate, e ne parleremo nel corso della terza di queste puntate, che fino, qua avete dei disegni con fiamme, eccetera, fino a Lavoisier, e quindi parliamo di fine del 1700, no? Non c'era questa certezza che fiamma e respirazione, cioè quello che alimenta la fiamma e quello che ci fa respirare, sia la stessa sostanza, l'ossigeno, e che l'aria contiene più frazioni. Quindi è una grande osservazione di Leonardo. E qua la leggo perché non vorrei dimenticarmi qualcosa. Penso che valga la pena di ricordare quello che aveva detto Freud di Leonardo. Fu come un uomo che si sveglia troppo presto nell'oscurità, mentre gli altri sono ancora addormentati. Ecco, lui si era svegliato semplicemente 300 anni prima rispetto ai tempi di Lavoisier. Fece misture per fuochi artificiati. Per fare fuoco verde, togli verde rame e stempera con olio di trementina e fallo passare per feltro, quindi purifica sempre. Dissolvere rame, dissolvere con esse acque, cioè l'acqua forte, il rame, poi lo evapora in modo torni come pasta o mostarda. Così facendo prepara un sale di rame molto bello, molto colorato, che è il nitrato rameico. Vista l'epoca in cui è vissuto Leonardo, qualcuno potrebbe anche pensare magari a una strizzatina d'occhio verso l'alchimia. Assolutamente no. Alchimia e Leonardo erano incompatibili. Questo bel quadro che è sempre di Giovanni Stradano, illustra quello che poteva essere il laboratorio dell'alchimista, si trova nello studiolo di Francesco I, un palazzo vecchio a Firenze, il quale Francesco I si dilettava di alchimia. Ecco, Leonardo, come dicevamo, no. E vediamo perché. Ma prima ho alcune esperienze avanti, che io più oltre proceda. Quindi prima faccio l'esperienza, poi procedo. Perché mia intenzione è allegare prima l'esperienza e poi con la ragione dimostrare perché tale esperienza è costretta in tal modo a operare. Prima faccio l'esperienza, poi trovo una giustificazione al perché succede questo. E questa è la vera regola, come gli speculatori degli effetti naturali hanno a procedere. E ancora che la natura cominci dalla ragione e termini con l'esperienza, ma questo è un problema di natura. A noi, che siamo umani invece, bisogna seguitare il contrario, cioè cominciando come soprattutto dall'esperienza e con quella investigare la ragione. Questo non è il metodo scientifico. Nessun effetto è in natura senza ragione. Intendi la ragione e non ti bisogna l'esperienza. Qua sembra contraddire quello di prima, ma sta dicendo: una volta che tu hai fatto la tua esperienza, hai trovato la regola, diciamo, la legge, no, allora con questa puoi anche interpretare, ma c'è un percorso ben preciso da fare. La natura, la quale non varia le ordinarie specie delle cose da lei create,
come si variano di tempo in tempo le cose create dall'uomo, massimo strumento della natura, perché la natura sol se stende la produzione dei semplici, ma l'uomo con tale semplici produce infiniti composti, ma non ha la potestà di creare nessun semplice. Cioè, in sostanza, qua siamo al nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma di Lavoisier. Ci sono i semplici elementi, sostanze semplici, l'uomo con la sua competenza può trasformare queste cose e realizzarne altre, ma non può creare i semplici. Quindi addio ai signori alchimisti che erano continuamente alla caccia, no, di metalli preziosi o di pietre filosofali. I bugiardi interpreti di natura, e questa va proprio diretta agli alchimisti, affermano l'argento vivo essere comune semenza a tutti i metalli, l'argento vivo è il mercurio. Non si ricordano che la natura varia le semenze secondo la diversità delle cose che essa vuole produrre al mondo. Cioè, se voleva produrre qualcosa, faceva quello, ecco, non ottenere un altro metallo attraverso l'argento vivo. Siamo arrivati alla fine, spero di non, che siate ancora tutti quanti lì per avervi del cosiddetto anonimo gaddiano, che trovo una delle più corrette definizioni di Leonardo. Né mai con l'animo suo si quietava, ma sempre con l'ingegno fabbricava cose nuove. Perché non si quietava? Perché fabbricava cose nuove? Ce lo dice Leonardo. La natura è piena di infinite ragioni che non furono mai in esperienza. La natura è piena di cose da indagare, quella volta come oggi. Quindi teniamoci attivi. Spero, come dico, di non avervi tediato troppo. Comunque era un'esperienza da fare, perché non era il caso di interrompere la serie che ormai ha 11 anni di queste storie di chi.